Ma sapete cosa state guardando? Si tratta di elettrolisi, un processo chimico che sfrutta l'energia elettrica per separare l'acqua nelle sue due componenti fondamentali, l'idrogeno e l'ossigeno. Questo avviene all'interno di un dispositivo chiamato elettrolizzatore, che qui hanno creato in maniera molto rudimentale ma funzionante. Semplificando al massimo, consiste in due elettrodi immersi in acqua. Quando viene applicata una corrente elettrica all'elettrolizzatore, si crea una reazione elettrochimica. Sull'anodo, polo positivo, avviene l'ossidazione dell'acqua generando ossigeno, mentre sul catodo, polo negativo, avviene la riduzione generando idrogeno. A questo punto possono essere utilizzati dei sistemi di stoccaggio per i due gas in modo da riutilizzarli. Come saperne di più? Facile, seguendo Ingegneria Italia.